Una buona serata agli amici di Maremma in diretta, benvenuti come sempre nella nostra pagina di informazione preserale, ore 19 e qualcosa, non sono esattamente le 19, abbiamo un pochino superato l'ora, ma come avete visto si parla veramente di un grande evento che riguarda la città di Grosseto. Avete visto già la locandina, è stata inaugurata venerdì scorso una mostra che, come avete visto, riguarda quattro splendide statue di dee. La dea è la stessa, perché si sta parlando di Artemide, hashtag Artemide, una, nessuna, 100.000, parafrasando Pirandello. Questa è la mostra che il Museo Archeologico e d'Arte della Maremma ospiterà fino al prossimo novembre. E allora con noi abbiamo i protagonisti di questo evento, a partire dall'assessore alla cultura del Comune di Grosseto, Luca Gresti. Buonasera, assessore. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Poi Grazie a abbiamo tutti. naturalmente la, come posso dire, la padrona di casa, no? Visto e considerato che si svolge al MAM, che è il direttore del MAM, Chiara Valdambrini. Buonasera. Ciao Carlo, ciao Luca, buonasera a tutti. Buonasera. E poi ci sono i collaboratori che hanno permesso di realizzare in particolare l'aspetto virtuale. Perché? Perché questa è una mostra diversa rispetto alle altre, in quanto si coniuga la visione antica vista attraverso gli occhi virtuali, e quindi ci sono Marco Rastelli, che saluto, progettista di realtà estesa. Grazie Marco, buonasera a lei. Poi... Grazie, grazie a voi, grazie Carlo. Saluto Luca e Chiara. E ci siamo. E poi abbiamo Cristian Dessi, che si trova, non lo so, in un bosco, perché sento le cicale che frimiscono. Digital artist. Buonasera a tutti e grazie dell'invito. Grazie a lei, poi ci deve spiegare che cosa sta indossando, perché siamo curiosi. E poi un saluto anche a Lorenza Cutrera, Digital Painting. Quindi che cosa Buonasera. fa lei? Disegna digitale? Sì, Sì. certo, digital painting. Bene. Allora, questi sono i protagonisti che ci racconteranno che cosa si trova al Museo Archeologico di Grosseto, ma prima di tutto voglio sapere, assessora Gresti, a chi è venuta questa idea? Mi dica. Ma allora, tutto ciò che viene fatto è sempre frutto di un'attenta valutazione, analisi, collaborazione, e è proprio per questo che mi preme fin da subito, oltre a ringraziare te, Carlo, per questo spazio importante che riservi alla nostra città in tutte le occasioni. Mi preme ringraziare in modo particolare tutto il gruppo di lavoro con il quale ho la fortuna in questi anni di fare tante attività, tante iniziative insieme. Ringrazio il direttore che è appunto Felice Carullo, Anna Bonelli come funzionario, Chiara Valdambrini che è la direttrice, sulla quale tornerò fra pochi istanti, e naturalmente anche tutto il personale che collabora con noi. Io ringrazio davvero di cuore Chiara. Chiara da qualche anno ormai lavora con noi. E ha veramente alzato il livello della qualità non solo del museo che è chiamata a seguire, ma proprio il livello dell'attività culturale di questa comunità, di questa città. Ha saputo intercettare importanti momenti, penso alla mostra Franco quella su Bardi, Lombardi, che è appunto. stata un qualcosa di eccezionale, ma penso anche ad altre iniziative che nel corso di questi anni è riuscita a fare, mettendo l'arte antica a confronto con l'arte contemporanea, alla capacità che ha avuto nel relazionarsi non solo all'interno della struttura con il quale ha formato un gruppo di persone veramente all'altezza di ciò che stiamo portando avanti, ma anche tante idee innovative con la capacità di attrarre interessi anche al di fuori. Penso ai privati che sostengono questa iniziativa, penso al Latte Maremma in modo particolare, che avvierà con noi un percorso
per più anni, che non è un percorso di sponsorizzazione, ma è un percorso di condivisione di quello che è un progetto culturale utile alla crescita della nostra città, che verte sulla parte culturale, ma che ha anche un'attenzione a quello che è lo sviluppo turistico. Quindi tutto questo si è fatto perché abbiamo avuto una grande capacità di stare insieme, di lavorare insieme, ma anche per questa grande professionalità che Chiara Valdambrini esprime, che ho sempre il piacere di sottolineare. Questa è una mostra davvero particolare, unica, per due motivi fondamentali. Il primo, le Artemidi sono tutte insieme. Queste sono delle repliche del primo secolo avanti Cristo e del primo secolo dopo Cristo, che fanno riferimento alla dea greca, quindi sono delle repliche da un valore incalcolabile per importanza, e che per la prima volta sono tutte e quattro insieme. A battuta ci verrebbe da dire quante cose ci hanno da dirsi, lo abbiamo detto anche alla conferenza stampa e alla inaugurazione della mostra, conferenze stampa e inaugurazione che sono andate molto bene, con una grande partecipazione anche di cittadini che hanno superato anche un momento di estremo caldo pur di essere presenti a questa iniziativa. Le Artemidi vengono da alcuni musei importanti d'Italia, da Venezia, da Roma, da Napoli e naturalmente da Castiglione della Pescaia. Sono splendide, ognuna di loro ha delle caratteristiche particolari. C'è anche la competizione a dire qual è la più bella, ognuno per campanilismo potrebbe dire la propria. Sta di fatto che la bellezza sta nel loro essere insieme in questo momento. L'altra grande novità è legata appunto a questo rapporto con la realtà avanzata, quindi con questo confronto tra l'antico e il moderno, che verrà spiegato meglio dopo da Rastrelli e dagli altri, che voglio ringraziare fin da subito perché hanno portato un grande valore nella nostra città. Noi ci abbiamo creduto fin da subito, fin dai primi incontri che si sono tenuti diverso tempo fa, proprio perché questa idea di lavorare col virtuale, con l'antico, come verrà poi detto sicuramente da Rastrelli, è comunque un unicum che va sottolineato. Questa è una mostra, Carlo, che avrebbe tutti i potenziali per essere divulgata con maggiore incisività, con maggiore forza a livello nazionale, perché è una mostra molto particolare, di cui il Grosseto deve essere fiero. Io naturalmente invito i cittadini a visitarla, la mostra durerà fino ai primi giorni di novembre, quindi c'è l'occasione per farlo, ci sarà l'occasione anche per coinvolgere i più giovani, che sono la parte sulla quale abbiamo concentrato molto di questa mostra. Riuscire ad intercettare il mondo giovanile è per noi importante per la loro crescita, per la crescita di tutta la nostra comunità. E sicuramente tutta la parte virtuale è allettante, oltre che essere nelle corde di chi oggi ha tutti gli effetti un nativo digitale, più sicuramente di persone come me che si sono approcciate nel corso della crescita a tutti questi aspetti, di cui se ne coglie subito la straordinaria importanza. Quindi effettivamente una bellissima mostra per la nostra città, nel solco di un grande lavoro che abbiamo iniziato a fare fin da subito, che è passato attraverso la candidatura di Grosseto a Capitale della Cultura e sta proseguendo con tante iniziative importanti. Ecco, questo è sicuramente un momento di grande valore, ma devo dire che grazie a Chiara Valdambrini, ma grazie anche all'assessorato, perché poi non è che Chiara Valdambrini da sola fa le cose, quindi c'è il direttore Bonelli, c'è l'assessorato alla cultura, ma devo dire la verità, cioè il museo si è completamente aperto alla città, non solo in questo momento, ma anche in altri. Questa è forse la misura più importante che si può trarre, cioè l'archeologia non vissuta attraverso polverosi scrigni, ma bensì vissuta intensamente
e quasi attualizzata. No, quasi attualizzata. Questo, fra l'altro, è stato un approccio che abbiamo avuto fin dall'inizio. Io mi ricordo ancora le critiche che vennero fuori quando in consiglio comunale dissi che questo museo, che ha avuto una storia importante anche da chi l'ha preceduto, sul quale naturalmente bisognava porre attenzione e valore, però aveva necessità di essere un museo ancora più in movimento, doveva essere in qualche modo animato. Ecco, credo che ci siamo riusciti, ci è riuscita Chiara, e come dicevo prima, naturalmente tutto lo staff, dal dirigente a tutti gli altri ragazzi, perché solo lavorando insieme, questo settore ha dimostrato che davvero il lavorare in squadra, il lavorare insieme con tenacia, con impegno, con passione, con dedizione, può portare a dei grandi risultati. E allora sentiamo proprio Chiara Valdambrini, perché concepire questa cosa non è facile. Ci ha avvezzi ormai a cose mirabolanti. Questa volta, insomma, riuscire a mettere insieme le quattro Artemidi che esistono al mondo, perché di fatto sono le uniche copie esistenti come copie, perché poi qualcuno dice ma queste sono fatte, sono finte. No, no, sono vere copie, nel senso che hanno riprodotto una statua in bronzo, se non sbaglio, del primo secolo avanti Cristo, giusto? Del 500-480 avanti Cristo. Quindi 400, quindi ancora più antica, una fase ancora più antica. Sì, e intanto grazie per tutto quello che avete detto fino a questo momento. Sono onorata di questo feedback che mi viene dato da Carlo, mi viene dato da Luca. Anzi, approfitto di questa diretta per dire che lavorare con Luca e con tutto il gruppo di lavoro è sicuramente stato fondamentale, perché Luca mi ha sempre dato una grande fiducia e anche la cosiddetta carta bianca, dove io ho potuto davvero sperimentare, non in maniera digitale, però la mia tavolozza dei colori l'ho potuta davvero utilizzare senza proprio nessun tipo di limite. Ovviamente limite. I progetti sono sempre stati condivisi, si è sempre cercato di fare il passo che fosse consentito, quindi mai di uscire fuori da quello che sono anche le energie da spendere, perché bene o male sempre di bilanci si parla, e la cosa più, se vogliamo, difficile è riuscire a coordinare l'idea che magari ti viene, no? O comunque che strutturi nel tempo, e poi la realizzazione della stessa. E devo dire che questo progetto delle quattro Artemidi ha iniziato a solleticarmi già nel 2019, perché si parla proprio di questo momento, perché iniziando a investire energie nei social, che sono stati poi proprio veramente un volano importante, insieme a tutto quello che è l'attività che poi di programmazione che viene svolta insieme a Luca e a tutto il gruppo di lavoro, Anna, Felice, che sono già stati nominati, e tutta l'ossatura del museo, quindi sia i colleghi dell'ente che i ragazzi della cooperativa. Però nasceva da lì, perché proprio in un'osmosi con altri musei abbiamo incominciato a ragionare proprio su questo fatto, che fossimo soltanto in quattro in tutta Italia ad avere questa meravigliosa Artemide marciante arcaizzante. E quindi da lì l'idea di riunirle per la prima volta, perché nel tempo due delle quattro hanno già avuto modo di interagire, incontrarsi. Mentre proprio tutta la squadra, tutta la crew, si direbbe oggi, non era ancora non aveva ancora avuto modo di farlo, e quindi la mostra si è proprio costruita su questa volontà che però non poteva rimanere ancorata soltanto a questa reunion, ma doveva processarsi in maniera diversa. Come ha detto Luca, uno degli obiettivi che ci eravamo posti già all'inizio del percorso era quello di riuscire
ad abbassare l'effetto soglia nei più giovani, perché il museo sì. viene sempre visto un po' in maniera ancora statica, di diffidenza. Se non sei, sì, se non sei obbligato, tra virgolette, dalla scuola ad andarci, difficilmente ci vai di tua sponte. E invece con questo processo di trasformazione dall'Artemide, da questa dea che ha poi tra l'altro una, tutta una personificazione molto particolare, molto contemporanea, l'idea e la voglia proprio di provare a volare in avanti e farlo attraverso tutta una serie, diciamo, di possibilità tecnologiche che abbiamo poi cercato di trovare. Infatti uno dei primi incontri che ebbi con Marco prevedeva un progetto un po' diverso, che poi è stato rimodellato sull'idea di questa mostra. E io a Marco proprio ho chiesto, io vorrei che si riuscisse a viaggiare anche nel, per quanto riguarda il museo, nel metaverso, e lo vorrei fare attraverso quella che secondo me è una delle icone più contemporanee che ci siano del passato, la Dea Artemide. E da lì è iniziato questo processo di trasformazione, e quindi l'idea proprio di far sì che ogni persona che si avvicini alla Dea del passato, della mitologia, fatta quindi poi effigie, no? In marmo o bronzo, se facciamo riferimento all'originale, possa smaterializzarsi e diventare tutto quello che vorresti e metterci più che altro del tuo. Quindi diventa un processo creativo, che è la cosa più bella, perché nei musei un po' questo processo si perde. Perché? Perché siamo abituati comunque ad essere degli spettatori, no? Soltanto degli spettatori quasi passivi. È difficile che si riesca a entrare in maniera attiva dentro una mostra, dentro un'esposizione, dentro un contenuto. Ecco, adesso si può fare. E la cosa ancora più bella, a mio avviso, è che tutta questa installazione, che poi i nostri esperti ci racconteranno, può diventare una skill in più del nostro museo, perché tutto quello che ora fa parte dell'esposizione sarà stabilmente poi presente nel museo e potrà essere potenziato all'infinito. Una volta avute le basi fondamentali per il processo di, se vogliamo, trasformazione e di proprio visione verso il futuro, potremo farlo con tantissimi altri contenuti, con tutte le nostre 40 sale, ma penso anche al potenziamento del Museo di Arte Sacra, oltre che di quello archeologico, quindi potrà davvero viaggiare. Già si viaggia molto, perché le nostre opere viaggiano. Forse può stupire i nostri ascoltatori, non so se sanno che il nostro museo ha tante davvero perle, tanti tesori che ci vengono richiesti non solo dall'Italia, si può dire dal mondo. Quindi questo sarà un ulteriore passo in avanti, un ulteriore processo di sviluppo che secondo me potrà davvero trasformare ancora di più il nostro meraviglioso museo. Qui stiamo vedendo adesso le immagini, perché le immagini della sala è emozionante, è veramente emozionante trovarsi di fronte a queste opere. Qui vediamo quella del Museo di Napoli, se non sbaglio. Sì, quella con che viene da Pompei, rinvenuta nel 1760. Questa è del Museo di Venezia, è la prima, che ha infatti questa testa che è un calco della originaria, di quella recuperata insomma a Pompei, perché un po' come la nostra era senza testa. La nostra intendo quella che solitamente è visibile al Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, che viene da Serrata Martini, da Castiglione della Pescaia, come ricordava prima. Guardate come si vedono. E la cosa meravigliosa è che dalla telecamera si percepisce parzialmente, ma con tutta una serie anche di effetti sonori e di voci e di diciamo suggestioni, queste arciere, queste dee, sembra davvero che vengano verso di te, perché hanno già un'impostazione di movimento e quindi in certi momenti, se le si osserva da un punto particolare, insomma sembra quasi che veramente
vogliano conoscerti, vogliano venire verso di te e dire finalmente siamo qua. E quindi là poi il gioco che è, se vogliamo, gioco soprattutto per i più piccini, ma anche per gli adulti, perché devo dire che durante l'inaugurazione è stato fatto tutto questo, è vero che sono copie, però non sono copie come le intendiamo oggi, no? L'abbiamo già detto, sono copie ovviamente artigianali, per cui sono di fatto tutte differenti. E il bello anche dell'osservazione sta nel cogliere questi dettagli che sono simili da quelli che invece palesemente non lo sono, e quindi proprio scoprire fino in fondo e godere anche di tutta questa maestria che questi artigiani hanno potuto applicare a queste quattro sculture. Qui vediamo l'assessore Luca Gresti, Robocop praticamente, lo vediamo... in versione con l'Oculus. Ma perché ero veramente curioso di provare questa realtà nuova, e naturalmente ringrazio Cris e Lorenza per avermi dato questa opportunità, e è stato veramente molto molto interessante. Ora bisognerebbe starci un po' di più per entrarci ancora meglio, però fin da subito si riesce a capire che potenza c'ha il virtuale, quindi fantastico. Io davvero le ringrazio, anche perché è un'esperienza unica che vorrei facessero tanti grossetani, ma soprattutto tanti giovani, come sottolineava prima Chiara. E perché no? Se qualche turista, oltre a visitare le nostre bellissime zone, avesse qualche opportunità di guardare anche la parte culturale, rimarrebbe sicuramente molto affascinato. Cos'è che l'ha colpita dell'aspetto della realtà virtuale o della realtà aumentata, a seconda di come si percepisce, o della modellazione 3D? Sì, ma è il concetto dello spazio. Era la parte sulla quale dovevo orientarmi un po', naturalmente era la parte un po' più complicata, oltre che l'utilizzo dei joystick. Ora non so se il nome tecnico è giusto, uso quello che vedo fare ai miei figlioli quando giocano, però ecco, la parte sicuramente dello spazio è la parte più particolare. Ha creato qualcosa, assessore? Sì, ho creato qualcosa, poi sono stati simpaticissimi i nostri amici del museo, perché io avevo, l'unica cosa che ero riuscito a fare era scrivere Luca, poi loro scherzano e giocano fra di loro, c'è anche un altro ragazzo, si chiama Luca, all'interno del museo, quindi un'altra ragazza ha detto: oh, l'ho cancellata, è quella di Luca, invece ero stato io a scrivere, perché il bello è che tutte le opere che vengono fatte all'interno anche della realtà virtuale, sono tutte opere estraibili che poi possiamo in qualche modo portarci via. Lo spiegherà meglio Rastelli dopo, ma sicuramente anche questa novità è interessante, perché uno è attivo anche nella visita del museo e nell'attività che viene svolta all'interno. Allora, Chiara Valdambrini, c'è Fabrizio Pistolesi che fa una domanda. Ce n'è una riferita alle statue, in realtà sono tutte uguali, almeno il volto è molto, sono simili, che assomiglia alla statua dell'Apollo di Veio, d'altronde erano gemelli. Non la sentiamo, è mutata. Non la sentiamo ancora, deve smutarsi, eccola. L'ho smutata, ma mi sa che mi ero smutata male, avevo cliccato due volte invece che una soltanto. Allora sì, cosa risponde? L'Apollo di Veio, che si trova a Villa Giulia, al museo di Villa Giulia, che è ovviamente anche tutt'altra scultura, perché c'è quasi 2 metri di statua, è in terracotta, ed è correlato al momento e all'esploit etrusco, tant'è vero che infatti
Ora vado a memoria, quindi potrei magari dire una fesseria, però insomma l'etrusco, il pittore, scusate, lo scultore etrusco Vulca dovrebbe essere stato colui che lo ha realizzato. Diciamo che i tratti sono assimilabili effettivamente a quelli delle nostre Artemide, ma perché? Perché anche la civiltà etrusca e gli etruschi stessi si sono fatti influenzare dalla Grecia. Ovviamente partiamo dall'esempio della scrittura, dall'alfabeto, e non si sono fermati soltanto all'alfabeto. Tra l'altro posso dire una curiosità, il Winckelmann, quando proprio andò a fare la sua, se vogliamo, perizia, no, sulla scultura di Artemide, la scambiò per produzione etrusca, infatti, questo proprio per sottolineare e rimarcare un po' le assonanze che ovviamente certi tratti iconografici possono avere, però sono di mano diversa e di periodo soprattutto diverso, perché, come dicevo prima, l'Apollo di Veio è più o meno del VI avanti Cristo, quindi contemporaneo a quella che poco, diciamo, comunque siamo lì, qualche decennio di differenza a quella originale. Queste invece sono comunque delle copie che ricalcano l'originale e che hanno entrambi comunque dei richiami molto forti al periodo arcaico, tardo arcaico greco. Lui dice: la somiglianza è notevole, è evidente. Sì, ma la mano di chi le ha realizzate è completamente diversa. Certo, certo, è chiaro. Sì. Assessore, ci deve lasciare? Mi sente? Avevo lo stesso problema di Chiara con il microfono. Sì, io mi scuso con gli altri, come avevo purtroppo anticipato a Carlo un altro impegno, però davvero grazie Carlo, perché con questi momenti che ci dai grande opportunità di approfondire temi come questo che hanno davvero tanto bisogno. Mi scuseranno gli altri, le ringrazio nuovamente e soprattutto vorrei concludere facendo un grande invito ai cittadini a visitare questa bellissima mostra. Tra l'altro in concomitanza c'è un'altra bella mostra alle Clarisse, che anche lì vale veramente la pena, fatta insieme agli Uffizi. Fra l'altro è venuto il direttore Smith a presentarla, quindi... mercoledì abbiamo la puntata dedicata alla mostra. Bene, e io non sono felicissimo, perché vedo Grosseto in questo virtuosismo reale, ma anche con la realtà avanzata, quindi ci vedo tutto dentro, sono felice. Grazie. Magnifici anni 60 in Maremma si intitola la mostra a cui faceva riferimento l'assessore, e di cui parleremo mercoledì prossimo con le curatrici della mostra, insieme a Papa e naturalmente insieme all'assessore, se vorrà venire per Carlo, chiedo scusa. Un ringraziamento va anche alla curatrice della nostra mostra, dopo lo farà meglio Chiara, che è Barbara Fiorini, che, con la quale stiamo collaborando ormai da tanto tempo, e ha creato questo rapporto idilliaco con Chiara Valdambrini, e è molto importante, perché anche attraverso il suo lavoro riusciamo a fare tutto quello che oggi presentiamo. Grazie a tutti. Grazie a lei, assessore. Buona serata ancora. Salutiamo dunque l'assessore Luca Gresti per aver dato il là a tutto questo che potrete vedere al Museo Archeologico d'Arte della Maremma. Allora, torniamo invece e parliamo dell'altra sala, perché noi abbiamo visto una sala, poi abbiamo visto anche l'assessore Gresti che era entrato nella stanza virtuale. Però, ecco, appunto, c'è quest'altra stanza, perché gli ambienti sono tre, vero? Sì, gli ambienti sono tre, e è proprio un viaggio, perché nasce con questo intento, quindi un viaggio che parte dalle quattro meravigliose dee di cui non si può far altro che innamorarsi,
anche perché sono più piccoline rispetto al vero, no? Siamo sempre abituati a vedere queste statue gigantesche, molto, che poi spesso perché vengono divinizzate, per cui vengono ulteriormente ingigantite. Loro invece sono piccoline perché sono alte 1,20 m, però hanno la loro, nonostante le dimensioni piccole, hanno un pathos pazzesco, per cui non si può fare altro che innamorarsene. Quindi, una volta che ci siamo innamorati bene bene delle nostre quattro dee, attraverso la sala di centrale, quella dove si fa accoglienza al museo, si inizia il percorso di trasformazione. Quindi c'è proprio anche, diciamo, lo sfondo che è stato creato per questa mostra, che è una trasformazione verso, quindi, la perdita della materia e la trasformazione pop. Quindi è doppio, quindi non c'è solo il viaggio nella realtà estesa, ma c'è anche proprio una nuova visione di quello che si è appena lasciato alle spalle. In questo intramezzo tra la sala delle Artemidi e quella della realtà estesa, c'è un corner dedicato proprio a quello che è la tematica, che, come ho sottolineato all'inaugurazione, è al centro dell'attenzione. Volontariamente non si è parlato di tutto quello anche che il nostro territorio può offrire dal punto di vista del culto di Artemide, perché ci sono tantissime testimonianze e che sono venute fuori anche in tantissime occasioni. Pensiamo all'Artemide di Alberese, di Scoglietto, piuttosto che al culto di Artemide di Roselle, ma volontariamente sarebbe diventata una mostra diversa. Ecco, questa nasce come un approfondimento di quella che in gergo è chiamata archeologia della produzione, che riguarda quindi anche la realizzazione di oggetti e di sculture come queste, e quindi si trova proprio tutto un corner dedicato a questo, e si va oltre, si affronta anche un tema che di fatto è di recente scoperta, nonostante delle intuizioni ci fossero state già diciamo nei secoli addietro, che è quella del colore. Noi non siamo abituati a vedere le nostre sculture, le statue colorate, ma lo erano, e tutta una serie di approfondimenti fatti anche su, in particolar modo, vediamo il colore. Sì, bravissimo, vedi, quindi si alternano colori pastello a colori molto vividi. Le statue erano vive perché di fatto erano degli alter ego diretti delle persone o delle divinità che venivano comunque personificate in base a tutte le descrizioni che se ne fanno nel mito, e quindi si rendevano più possibile vicine agli umani, ok? E quindi si affronta anche questa tematica, che a volte viene un pochino bypassata. Una volta che ci siamo ben formati su come si arrivi a realizzare questi oggetti meravigliosi, e quindi poi si possano fare le dovute osservazioni anche di quello che è il colore rimasto ancora visibile nelle quattro dee, si comincia a percorrere questa sala, e lentamente si lasciano, diciamo, piano piano. Scusi, qui vediamo un oggetto, sì, ecco, molto particolare. Questo, sì, allora, questo è un telaio metrato. Praticamente il telaio metrato è l'ultima tecnologia prima, possiamo dire, della scansione 3D e della stampa 3D. Ovviamente nel tempo i vari artigiani, perché di fatto di artigianato si tratta, artisti artigiani, dovevano industriarsi anche nella riproduzione di tutto quello che doveva essere prodotto e di quello che era commissionato. E quindi quello che vediamo è di invenzione, soprattutto, diciamo, di sperimentazione del Canova, che proprio ne realizzò la struttura che qui vedete. E con questa struttura, ovviamente, si riusciva a ricreare il modello, e in particolar modo si potevano riportare le misure mediante fili appesi a piombo e attraverso una serie di puntini che si collocavano ovviamente nel blocco di marmo, si poteva andare a ricreare la figura che piano piano avrebbe preso forma e diciamo dettaglio.
E quindi qui vediamo poi alcuni strumenti che venivano utilizzati ed è un modo anche qui di archeologia sperimentale per raccontare quello che a volte non è facile farlo soltanto attraverso dei pannelli, no? Invece attraverso questo tipo di riproduzioni anche per i bambini, per la didattica, si riesce davvero ad essere molto più facili da capire e anche comprendere il funzionamento è immediato. Fabiola Favilli dice che emozione vedere tanta bellezza, grazie Carlo Sestini, grazie, Chiara Valdambrini e Barbara Fiorini. Grazie a te, Fabiola, ti aspetto. Sì, ovviamente salutiamo anche la Barbara che è stata compagna di viaggio. Tutto quello che vedete è frutto di un processo molto lungo che è nato l'anno scorso, quindi ogni colore, ogni pannello, ogni parola, il titolo stesso, sono ovviamente processi lunghi che non si fanno in un mese, non si fanno in due mesi, anche se abbiamo lavorato tantissimo negli ultimi due mesi, sono stati intensi, Marco ride sotto lo vedo perché ovviamente insomma ne abbiamo passate tante insieme, però ecco tutto quello che si vede è davvero frutto di tanti scambi di osmosi e non posso non ricordare anche Matteo Neri che è stato poi il grafico che ha dovuto tradurre le idee, come dico io, di due pazze furiose che cercano poi, no, di trovare una quadra, un'idea, un progetto, un'effervescenza e quindi è riuscito davvero a tradurre tutto quello che noi avevamo voglia e bisogno anche proprio di raccontare e quindi di imprimere in testi, immagini e colori. Allora c'è anche un altro commento di Francesco Gambicorsi. Ciao Francesco, ti aspettiamo! Un nuovo modo di vivere un museo, il MAM è apripista, bravi. Allora andiamo invece all'ultima sala che poi è quella dove si è svolta anche la conferenza stampa di cui vediamo qui alcuni momenti con delle Christian, se non sbaglio, che sta sperimentando la realtà virtuale. Allora, Marco, come è stato concepito questo corner, questo angolo di modernità di cui abbiamo detto peraltro che i visitatori possono portarsi anche un pezzo di loro elaborazione a casa? Quindi è come se lavorassero sulla materia e poi quello che è il prodotto del loro ingegno o della loro inventiva se lo portano a casa. Allora, mi piace raccontare da come è partita questa idea, perché ci siamo incontrati tempo fa, sul serio, nell'ufficio dell'assessore Luca Gresti insieme a Chiara ad Anna Bonelli. E questo incontro, devo ringraziare anche Alessandro Ginanneschi che ci sta seguendo su questo, si parlava di come fare qualcosa di innovativo a Grosseto. C'era proprio la voglia di innovare ed era una visione, non c'era un progetto ben preciso o un'idea precisa, ma c'era una grandissima voglia da parte di tutti di dare qualcosa in più alla città. Questa è una cosa che ci ha stupito, sia a me che poi Christian, Lorenza, ma soprattutto anche Enrico Santori, che è il mio collega di MOR, che ha partecipato a questo progetto. Ci ha colpito talmente tanto che abbiamo cercato di dare una innovazione reale. Le sale di realtà virtuali oramai sono frequenti, ma anche Grosseto l'aveva fatto una mostra su questo. La differenza che Chiara è stata un po' il pungolo, la persona che ci ha messo del suo, dice io voglio che questo mio museo esca da queste mura, cioè che le opere che sono qui dentro escano, vadano nella città. E la cosa migliore per farlo è far creare alle persone la propria replica della statua, quella del 2023, e poi condividerla, ma non portarla solo a casa, ma portarla sui propri social, portarla su Google Street View, portarla su tutto quello che è il metaverso, perché per tanti ragazzi, per tantissime persone, oggi quella è la nuova casa, cioè il loro ambiente relazionale non è più solo la piazza o la strada, ma hai tante nuove stanze digitali, virtuali, quello che chiamale come vuoi, ma è comunque un momento di incontro. E questa è la cosa più bella che ci ha dato tanta soddisfazione e tanto stimolo, perché di progetti ne abbiamo fatti tanti, Christian poi ne ha un'infinità, ma questa
è forse la prima volta che un'opera fisica può essere manipolata, reinterpretata e poi messa ovunque, messa sul mio profilo Instagram. Addirittura potremmo anche stamparla in 3D. Cioè i file che si producono possono essere utilizzati per fare quella riproduzione che veniva fatta 2000 anni fa. Questa è la cosa che ci ha più colpito e stimolato a lavorare a questo progetto. Poi le persone che abbiamo trovato, è inutile dirlo perché non significa essere troppo meriosi, ma sono davvero delle professionalità di altissimo livello che non hanno paura a confrontarsi con le cose che non conoscono. Questa è un'altra delle cose che mi piace sottolineare. Per far capire, scusami Carlo, prego, ma prego. Poi lascio la parola a Cristian, perché lui è davvero una persona che fa entrare nel progetto gli spettatori o chi ci sta seguendo. Sabato, durante l'inaugurazione, si è presentato un ragazzo sui 30 anni che è venuto lì perché la mamma gli ha detto: guarda, questi del museo vogliono fare qualcosa di digitale, vacci tu che li spacchi perché tanto ne sai più di loro. Lui è entrato, ha visto quello che abbiamo fatto e adesso martedì abbiamo una call perché vuol partecipare a questo progetto e proporre la sua arte all'interno del MAMMA. E ci aiuterà anche a condividere l'opera, tutto quello che è il progetto, verso le persone di Grosseto. E la cosa che ci ha detto, non faccio il nome perché poi vorremmo anche ufficializzarlo in un certo modo e dargli il giusto spazio, quello che ci ha detto, che mi ha fatto molto piacere, è: non pensavo mai che a Grosseto si potesse fare una cosa del genere. Lui è un ragazzo che ha lavorato con Lucca Comics, sta lavorando a diversi progetti di realtà virtuali, non è l'ultimo arrivato, ma per lui è poter fare quello che più gli piace nella sua città, davanti casa. Questa è una grandissima opportunità. E assolutamente sì. Esatto, e lo stesso una galleria di artisti digitali di Firenze, eravamo in contatto, l'hanno già presentato, ci sentiremo giovedì per definire la partecipazione di altri artisti che saranno loro stessi promotori e divulgatori del progetto, ma saranno anche, come si dice nel termine tecnico, degli ambassador per il museo stesso, per fare quello che diceva l'assessore Agresti, cioè portarlo anche a un turismo, a un pubblico diverso, cioè farlo partecipare a questa città. Questo è un po' l'obiettivo dalla nostra parte, dal nostro punto di vista. Ma tecnicamente sarebbe possibile anche che una persona in remoto a distanza può manipolare le opere e magari fare un viaggio virtuale? Sì, ma poi lo spiegherà meglio Cristian, perché questo è il suo, ma non solo quello, ma si possono fare molte più cose. Cioè, una volta che si ha l'infrastruttura, come diceva Chiara, si può manipolare qualsiasi opera all'interno del museo. Cioè, lo statuario, la sala delle statue, dove ci sono dei reperti che vengono da Roselle incredibili, cioè, lì uno può creare la propria visione di qualsiasi cosa. Andremo fuori dal tema di questa mostra, ma un domani si può creare una didattica, si può creare didattica. Assolutamente. Questo, cioè, perché si creano delle stanze condivise che possono accedere chiunque. E qui lascio la parola a Cristian, perché poi è lui il vero mago. Io sono soltanto un uomo di marketing che cerca di portare un progetto verso l'esterno, non sono un tecnico come lo sono loro su questo. Allora, prima di passare a Marco, voglio ricordare anche che c'è stato un istituto, l'Istituto Polo Tecnologico Manetti Porciatti, con la sezione Geometri, che ora si chiama CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio, che negli anni scorsi, insieme al professor Di Gennaro, disegnarono virtualmente la parte del museo di arte sacra e consentirono delle visite virtuali riportando le opere chiaramente in questi ambienti virtuali. Lo quindi rifecero proprio, cioè loro lo rifecero, lo ricostruirono, cioè, sì, loro immaginarono un processo proprio di progettualità e di progettazione
come se dovessimo disallestire e riallestire, e fu molto interessante in quel caso, si parlava di sale virtuali, sì, vedere quindi come i colori alle pareti cambino in maniera esagerata anche l'impatto che poi l'opera d'arte ha in chi guarda, no? E quindi fu anche lì sì, molto curioso, insomma, constatare come proprio anche quel tipo, diciamo, di attività fosse una suggestione, insomma, molto potente. Devo dire che fu anche in quel caso una bella esperienza, anche lì con lo stesso tipo di meccanismo, con gli Oculus, quindi ci potevamo spostare all'interno di questa sala, non potevamo però interagire, esatto, che è la cosa, esatto, che si può fare qua. Esatto, la cosa che si può fare. Eravamo qua passivi anche lì, e qui siamo attivi, è quella la cosa figa. Comunque io lancio una proposta, visto e considerato che poi sono anche un docente del Polo Tecnologico Manetti Porciatti, visto e considerato che noi stiamo facendo ampio uso degli Oculus e della realtà virtuale non solo nella progettazione architettonica ma anche per esempio nella progettazione meccanica, perché non fare un progetto insieme anche scuola e Rastelli con la sua azienda e con i suoi tecnici. Ma in verità io il professore l'avevo già contattato. Professor Di Gennaro? Già contattato? Certo. Perfetto. Te lo può confermare. Sì, eravamo sì, un attimo sotto le vacanze di Pasqua, forse, non mi ricordo. Sì, chiaro. Ma l'avevamo contattato perché volevamo proprio con Marco capire anche la possibilità e la potenzialità di farci o dei PCTO, comunque tutta una serie di attività. A settembre, quando riprendiamo la scuola, sicuramente questo può essere un progetto. Farai anche te da ambassador, Carlo, come ha detto poc'anzi Marco? Carlo, mi permetto di dirti, ma l'obiettivo è proprio questo, cioè non è solo l'interazione con la statua, cioè dobbiamo far interagire tutti con il, certo, museo. Allora, se siamo riusciti a portare un ragazzo che è un artista digitale che proprio è completamente avulso a quelle che sono le dinamiche della città perché non si sente coinvolto questo, quando dovrebbe essere molto più facile portare un istituto e coinvolgere ancora altre persone. E questo è un modo innovativo di far fruire l'archeologia come, certo, discorso. Assolutamente sì, e non solo. A renderla ancora più fruibile, ancora più gestibile, perché altrimenti diventa, come si è sempre detto, un qualcosa che si subisce, non che si, esatto, di cui si diventa protagonisti. Esatto. Allora andiamo a sentire Christian Dessi. Christian Dessi, che lo vediamo, è già virtuale lui, quindi è già immerso nella realtà, non so, in un bosco. Dov'è Christian? Sì, sono all'aria aperta. Il bello delle nostre tecnologie è che si possono utilizzare un po' ovunque, quindi meglio approfittare di queste. Una curiosità, mi scusi, sì, ma anche l'altra volta quando è uscito dal museo ha indossato questi occhiali? Sì. Non si notano per niente? No, infatti, lo faccio proprio perché sono timido. Ah, ecco, ho capito. Perfetto. Mica vedrà immagini virtuali anche in quelli tante volte? Allora, questi sono prossimi a diventare degli occhiali da realtà aumentata, quindi la realtà estesa si divide in realtà aumentata, virtuale e mista. La realtà aumentata, esatto, un po' quei visori che avete visto della Apple e tanto acclamati Vision. Questo, diciamo, è un modello, un test di un frame proprio per questa tipologia di prodotto. Ecco, peraltro vi annuncio che, questo lo dico anche al direttore Chiara Valdambrini, anche a Marco Rastelli, che presto l'istituto di cui faccio parte avrà una sezione di saldatura virtuale, cioè salderemo virtualmente attraverso qualsiasi metodologia, qualsiasi materiale, come se fosse la realtà. Quindi è una cosa anche questa estremamente innovativa. Perciò si aggiunge, vedete, la realtà virtuale non solo alla storia, all'archeologia, ma anche alla tecnologia.
e quindi con questi aspetti. Prego, Cristian, ti racconti allora come è venuto fuori questo progetto, che cosa si può fare, perché noi abbiamo visto che si mette la testa sopra un'artemide, si può colorare, si può mettere, fasciare, si può vestire. Sì, esatto. Diciamo che questo progetto dà la possibilità di interagire con la statua. Per me è stata la prima volta di prendere parte ad un progetto simile, tant'è che sono veramente onorato e ringrazio Marco, Chiara e tutti gli organizzatori, anche perché trattando di virtual design mi è sempre capitato di lavorare con magari delle scansioni di parti del corpo umano, oppure appunto disegnare degli edifici o tutta la parte di extended reality applicata un po' a tutti i business. Mi è capitato di lavorare con le scansioni delle statue, ma solo nella parte di composizione dell'ambiente, per cui è la prima volta che vado a mettere mano, tra virgolette, ad una statua. Tra l'altro, cos'è quello che sta vedendo? Di una certa importanza. È praticamente la tavolozza su cui si sposta. Allora, esatto, questa è la mia visuale, è la visuale che io ho durante l'utilizzo dei visori di questo software. Questo software permette la modellazione dei volumi e la creazione appunto di qualsiasi tipo di oggetto, per cui attraverso l'uso di linee, superfici o lavorando sul volume stesso si può creare un qualsiasi tipo di supporto. I file, una volta lavorati con questo software, sono già pronti per la stampa 3D, per cui diciamo che è un prodotto che, oltre alla parte museale, dove appunto sarebbe possibile tecnicamente stampare ogni manufatto e far sì che le persone portino a casa la propria interpretazione della statua, questo va applicato un po' a tutti i settori di business, quindi dalla parte meccanica, alla parte di design, yacht. Abbiamo fatto progetti per un po' tutto quello che riguarda il mondo del lavoro. Quindi si va proprio a manipolare la statua. C'è una stampante virtuale presente? Dove? Una stampante 3D c'è? Al museo? Sì. No. Non so, no, non penso. No, perché sarebbe bello poi magari realizzarlo. Ci vuole un po' di tempo, perché no, le stampanti 3D, specialmente a deposizione, sono molto lente ancora. Sì, questo è vero. Però diciamo che tecnicamente è possibile farlo, quindi questo è già un grande risultato. Cioè, uno si porta il file a casa e magari c'è, esatto, la stampante 3D e se lo stampa. Inoltre è possibile posizionare i file in un ambiente sul metaverso, quindi utilizzare una delle piattaforme e rendere fruibile la mostra, diciamo, da qualsiasi parte del mondo. Inoltre è possibile il posizionamento su Google Street View, quindi andando a posizionare le opere in giro per la città, le persone possono ammirare quelli che sono i manufatti direttamente utilizzando l'app di Google Street View. Le possibilità sono infinite. Praticamente è un'autorigenerazione continua. Esatto, dove ogni persona può prendere parte. Tant'è che il percorso prevede appunto la formazione anche di più persone, anche perché non sono strumenti intuitivi, per cui almeno spiegare come utilizzare i vari strumenti per andare a comporre, come tirare le linee, creare i volumi, e questo lo posso fare da qualsiasi parte del mondo. Io con Lorenza, lei si occupa principalmente di virtual painting, possiamo andare a interagire con le persone che stanno fisicamente dentro il museo e noi ci possiamo trovare a qualsiasi parte, come in questo parco ad esempio. Assolutamente. Quanti sono gli Oculus disponibili? Gli Oculus disponibili al museo sono due. Quindi due persone possono separatamente, esatto, o insieme costruirlo? Si può fare sia in maniera separata che all'interno dello stesso ambiente, per cui possono lavorare anche in gruppi di persone alla modellazione dello stesso prodotto. Interessantissimo questo aspetto. Assolutamente. In più, la sala che abbiamo preparato può contenere fino a 4 persone in modellazione contemporanea. Quindi se io mi porto il mio Oculus e i miei joystick, posso interagire con il sistema. Assolutamente sì, ma anche da casa, lei può stare da casa una volta che si fanno gli accessi tramite email o tramite invito per link e ci possiamo trovare virtualmente all'interno del museo. Anche perché come contesto abbiamo utilizzato una foto scattata nella sala delle Artemidi, proprio per dare ancora più ispirazione e contestualizzare il lavoro. Direttrice Valdambrini, si potrebbe fare dei laboratori proprio a distanza addirittura? Non la sentiamo. Sì, ha del potenziale esagerato, e quindi dobbiamo essere soltanto bravi catalizzatori
e in maniera centrifuga cercare il più possibile di far scoprire questo mondo e di creare questi rapporti osmotici con lo stesso, insomma. Quindi dobbiamo tutti farci veramente portavoce di questa possibilità. Sentiamo Lorenza. Lorenza, buonasera, mi scuso se la coinvolgo solo adesso, ma ho visto di cose ne abbiamo raccontate tante, quindi. Allora, chi è colei che o colui che fa digital painting? Che cosa sostanzialmente, in che cosa consiste il suo lavoro? Consiste nel realizzare dei modelli 3D e anche decorarli eventualmente come abbiamo fatto durante l'inaugurazione. Quindi crearli attraverso dei software e poi quindi modificarli, poterli anche passare alla stampa 3D o inserirli in altri ambienti virtuali. Quello che abbiamo fatto durante la mostra è stato proprio quello di, cioè è stato proprio cercare, cioè, di... l'ha fatto lei questo qua? Ha disegnato lei? No, questo qua lo stava facendo Christian. Io questo lo vedevo che lo stava facendo lui. Sì, sì, la scansione si può fare anche, cioè il modello 3D sul quale si va a decorare, applicare delle modifiche, può anche essere scannerizzato, come abbiamo fatto infatti durante appositamente per l'inaugurazione. Abbiamo scannerizzato l'Artemide. Cosa avete usato? Una camera di scansione? Abbiamo usato un telefono, un iPhone, telefono. Però l'ultimo modello che ha l'IDAR, ha questa caratteristica che permette di fare queste scansioni in 3D. Quindi c'è stata la possibilità proprio di realizzare dei modelli 3D partendo proprio dalle Artemidi, solo con l'utilizzo del telefono. E poi questi stessi modelli sono stati passati nel software e si possono modificare poi a quel punto. Quindi, come dicevo, durante l'inaugurazione l'obiettivo è stato quello di suscitare l'interesse delle persone, far vedere qual è la potenzialità di questi strumenti grazie al nostro designer, grazie a Christian, per farle incuriosire e invogliarle a ritornare per sfruttare la formazione dei ragazzi del museo e imparare anche loro approcciarsi a questo nuovo strumento. Quindi fino a novembre ci sarà questa possibilità che abbiamo mostrato, quindi cosa si può fare, fin dove si può arrivare. Lei nasce come artista magari utilizzando le tecniche tradizionali, oppure nasce come, chiamiamo pure, informatica e poi è passata all'aspetto artistico? Ho sempre utilizzato l'arte digitale, quindi sì. Sempre, perciò lei utilizza la tavoletta grafica e sì. Poi con la tavoletta grafica lavora, sì, sì, disegna, sì. Avevo iniziato a utilizzare sempre dei medium diversi dalla tela, quindi ero partita con il tessuto, anche con il ricamo, ho sempre cercato dei medium alternativi fino ad arrivare al digitale. Quindi si può usare la tavoletta grafica, è quello che faccio adesso. Le dà più soddisfazione lavorare con il digitale, perché magari il master rimane e è possibile in qualsiasi momento modificarlo e ritornare poi anche all'inizio, piuttosto che la tela che se si imbratta poi rimane in quel modo? Sì, è più versatile, si possono fare delle più copie, si possono andare a modificare, anche poi stamparle ma dipingerci sopra, cioè è una buona base di partenza, ma anche una buona destinazione finale, quindi la vedo proprio completa. Però forse non ha il carattere dell'unicità, no? Pensiamo un po' a queste statue del primo secolo dopo Cristo, insomma, che sono state realizzate, che rappresentano un unicum, perché ognuna di loro è diversa dall'altra. In questo modo invece facciamo opere in serie, anche se grazie appunto alla realtà virtuale si riesce a modificarle, e quindi ognuno le fa diventare poi ciò che pensa che queste rappresentino, che la sua inventiva pone in essere.
no? Sì, il core della mostra era proprio quello di far vedere come la copia, come veniva fatta ai tempi, viene fatta ancora adesso. E secondo me è un buon modo per far arrivare il prodotto finito a più persone possibili, perché quando ne esiste solamente uno, magari troppo grande o troppo ingombrante, è più difficile da far arrivare a chiunque. Invece attraverso il digitale, attraverso la rete, è possibile far partecipare chiunque alla propria arte, quindi dare questa possibilità un po' a tutti, perché ormai tutti abbiamo l'accesso a internet, quando invece ai tempi per vedere magari una di queste copie d'Artemide ci si doveva spostare, andare in un'altra città, e magari persone che non avevano le possibilità, non avevano quindi l'occasione, l'opportunità di vedere, riempirsi gli occhi di arte, quando invece io penso che questa cosa debba essere permessa a chiunque. Assolutamente. Marco? Ma, vorrei allacciarmi a quello che dice Lorenzo e che dicevi anche tu, Carlo. In realtà l'opera digitale è possibile crearne una, è univoca, perché parte del progetto che poi ci piacerebbe anche sviluppare è quella di usare la tecnologia NFT. Cioè gli artisti, come Christian stesso, ma anche Lorenzo, possono tranquillamente certificare quella loro opera unica, univoca e soprattutto appartenente a loro. Questi certificati digitali si possono tranquillamente creare e è uno dei potenziali sviluppi che vorremmo fare, perché le stanze create da Christian, oltre a essere condivise, possono diventare anche una galleria virtuale di tutte quelle persone che vogliono collaborare a questo progetto. Cioè, di fatto si potrebbe creare un museo di opere uniche realizzate da ciascuna persona che viene a visitarlo e che le realizza. Esatto, esatto. Di fatto, ecco, vedo Chiara Valdambrini che mi sta facendo ok. Esatto. No, dicevo, infatti, anche il catalogo della mostra non è un caso che questa volta esce postumo, proprio perché l'idea è quella di fare una selezione di opere insomma nate grazie a questo progetto, a questa spinta, e quindi nell'unicità delle stesse renderle poi stampate, ma non stampate nel senso che sarà sicuramente anche quello fruibile da tutti, proprio perché viaggerà in digitale, quindi senza la copia fisica. Perciò non quindi viene stampato fisicamente. No, sarà soltanto digitale. Nasce proprio così. Quest'anno abbiamo voluto volontariamente un pochino scollarci dalla nostra comfort zone, perché noi siamo un po' abituati a muoverci. Vabbè, ma il libro comunque è tangibile, no? È la materia. No, ma deve viaggiare, il libro di carta stampata viaggia meno. Quindi quest'anno è stata fatta questa scelta, solo digitale. No, va bene. Sicuro, quello che dici, Carlo, è vero, però è il nostro linguaggio, è il nostro canale di comunicazione. Lorenzo diceva, io ho diversi medium per esprimere la mia arte. Sotto i 30 hanno canali completamente diversi. Poi tu che insegni a scuola, che fai parte di un liceo, sai di che cosa parliamo? Dobbiamo andare noi verso loro e non il contrario su questo. Assolutamente, infatti c'è un'evoluzione costante anche nella scuola, perché abbiamo visto anche con le nuove tecnologie c'è stata una evoluzione. Tutti abbiamo la lavagna, esatto. La lavagna virtuale, quindi insomma la lavagna elettronica, perciò ormai siamo diventati, giustamente anche utilizzando gli strumenti che la rete ci mette a disposizione, si permette di interagire, abbiamo relazioni molto più dinamiche, più rapide, e possiamo veramente spaziare in tutto lo scibile umano. Allora vi faccio leggere questa bella poesia che ha scritto il nostro poeta Fabrizio Pistolesi, e magari Chiara, dottoressa Valdambrini, poi potrebbe essere, ora lui ha scritto Artemisia ma probabilmente si è sbagliato perché sarà Artemide, e è questa: io caccio in antiche selve lasciando strali d'aggressivo amore a difesa della mia intatta intima purezza da volgari assalti, non concedendo graziosi favori a menzoniere lune. Povero Atteone, infatti, ha fatto una finaccia. Appunto. Proprio perché
ha fatto quello che non avrebbe dovuto, quindi sì, assolutamente, ma è veramente è una dea che cioè in questa mostra deve invitare anche, perché bene o male, no, ma le piace la poesia di Pistolesi? È una poesia questa, sì, ha descritto in maniera molto precisa quello che poi Artemide rappresenta, quello che lei stessa di se stessa al padre ha subito rammentato i vari ingredienti, perché insomma il mito ce lo racconta, i testi antichi ce lo raccontano, le fonti antiche, cioè lei a 3 anni aveva già le idee chiare, andò dal babbo e gli disse: babbino, io vorrei questo, quindi rappresenta davvero un po' la trasformazione che anche oggi nel contemporaneo, no, le donne hanno le idee molto chiare di quello che vogliono, difficile che riescano a farsi influenzare, quindi a prescindere da alcune magari parti forse un po' desuete, un po' demodé, perché ancora forse l'intima purezza magari la mettiamo da parte, però ecco, per tutto il resto è davvero una donna che si fa ben capire e mette proprio subito in chiaro quello che per lei è giusto e quello che non lo è, quantomeno su se stessa. Grazie a Fabrizio per questa composizione poetica, magari poi la regaliamo alla dottoressa Valdambrini e la possiamo mettere anche come incipit del... Volevo fare in verità anche questa cosa, che poi non abbiamo inserito, ma a questo punto questo è ulteriore stimolo, perché questa idea la riabbraccerò, di mettere una sorta di ampolla dove ognuno può lasciare il suo pensiero per le quattro dee. La farò. Bene, e una ci sorta possiamo già di... mettere come primo nell'ampolla, come primo la poesia di Pistolesi, come prima suggestione la poesia di Fabrizio Pistolesi. Magari la possiamo anche mettere sotto per stimolare, no? Per stimolare. Perché poi no? Sì, certo. Lavoro. Poi gliela mando. Grazie Carlo. Ci mancherebbe. Allora, grazie, siamo ormai in conclusione di questa bella puntata. Io starei tutta la sera veramente ancora a parlare, perché ci avrei tante cose da chiedere. Però naturalmente facciamo un upgrade fra un po' di tempo e ti raccontiamo quello che è successo. Ma si potrebbe tranquillamente fare una replica per il punto della situazione, magari con l'evoluzione, anche per sapere, perché sono curioso di sapere come i ragazzi, come i giovani, ma anche come tutti intercettano e vivono questa mostra, e quindi anche ci attraverso sto. Le opere che realizzano. Mi piace, no? ci sto, facciamolo. Ti teniamo aggiornato su questo. Perfetto, benissimo. Grazie a voi, di nuovo grazie a Luca Gresti che è intervenuto, l'assessore alla cultura Chiara Valdambrini, direttrice del MAM, Museo d'Arte Archeologico e d'Arte della Maremma, Cristian Dessi, digital artist, Marco Rastelli, progettista di realtà estesa, Lorenza Cutrera, che invece è una pittrice digitale, chiamiamola così. No, la giustamente. Digital painter. Lo so, però io sono italiano e preferisco. Ecco, una cosa, noi abbiamo la lingua più bella del mondo, Marco, che è veramente quella che ha creato poi tutto, perché parliamoci chiaro, con i romani siamo andati e arrivati da tutte le parti, abbiamo influenzato tutto il mondo possibile, che ora non si riesce. Tutti gli strumenti tecnologici hanno una desinenza anglofona, sempre, tutti. Non ho una risposta, anche perché artista digitale, digital artist, artista digitale. Sì, sì, allora io su questo, essendo romantico, sono d'accordo con te. Però, mi accorgo che i miei figli, che hanno l'età, che vivono, che sono nativi digitali, tutti e due dopo il 2000.
Ma colpa nostra, perché non li educhiamo con la lingua madre. No, no, guardi, non mi fa sentire in colpa come genitore, perché già ci pensano loro. Se posso, anche a loro tempo, gli assiri, i babilonesi, con la loro scrittura cuneiforme, poi l'hanno vista decadere a favore dei geroglifici, poi ci sono stati i greci. Si tratta di evoluzione, esatto. Quindi certo, possiamo rimanere, ma facciamola in italiano, no? Siamo noi gli evoluti pochi. E quegli altri ci avevano ancora le asce di pietra, siamo noi che abbiamo insegnato la cultura, l'arte, la lingua, la musica al mondo e dobbiamo subire, no. Poi le epoche finiscono e arriva ho capito le epoche finiscono. Un'altra tendenza, per cui certo. Si chiama evoluzione. Dopo arriveranno gli alieni e cambierà tutto, per cui ci può essere però anche un'involuzione linguistica, e questa è ciò che temo. Forte. Però Carlo, noi possiamo portare... è sempre una visione romantica. possiamo portare la nostra ricchezza culturale anche a questi, chiamiamoli stranieri, a questi linguaggi esterni, perché se loro attraverso l'inglese riescono a capire il valore di quello che ha fatto Chiara, ma ben venga, cioè non è che mi viene da storcere il naso perché la chiamo digital artist. Intanto impara che cos'è l'Artemide, impara che c'è un territorio dove ti giri e hai una cultura che ti entra praticamente nella pelle. Poi dopo se la impari in inglese, la impari in cinese, a me personalmente non me ne frega. No, ma io non sto dicendo questo, è semplicemente che si utilizza sempre termini che rimandano alla lingua inglese, quando poi, come dice Fabrizio Pistolesi, l'italiano è la quarta lingua più studiata al mondo. Anche perché se vuoi capire certe cose, le devi studiare nella lingua madre, cioè l'italiano. E con questo io vi saluto, vi ringrazio ancora per essere stati con noi, Chiara, Cristian, Marco, Lorenza e Luca. Appuntamento con Maremma in diretta. Domani sera faremo una diretta un po' particolare, perché domani sera sarà consegnata la cittadinanza onoraria ai carabinieri. Perciò ci sarà una grande festa, la fanfara a cavallo dei carabinieri che sfilerà per le vie della città e poi la consegna alle 18, mi pare, nella sala consiliare della cittadinanza onoraria. Quindi faremo una diretta un po' particolare, direttamente, scusate il gioco di parole, all'interno della sala consiliare, e vi faremo vedere e respirare che cosa succede all'interno del cuore di Grosseto. Intanto andatevi a vedere la mostra, perché se non ve la andate a vedere poi non possiamo commentare ulteriormente insieme a loro. Perciò andate a vedere la mostra, visitatela, chiaramente è un biglietto unico, nel senso potete visitare la mostra e poi tutto il museo, e quindi ci tengo, non è che è un biglietto a sé stante, come spesso succede, qui con un biglietto si gira da tutte le parti. Perciò ecco, andate veramente, perché l'avete viste poi le immagini, ma le immagini non sono come la realtà, e anche la realtà virtuale, e quindi buon divertimento. Grazie a voi. Buona serata, a domani, arrivederci a tutti. Ciao a tutti.